tutti, una nuova puntata di Darwin sta per iniziare. Per la nostra rubrica Donne e Scienza, oggi la parola va a Sara Sesti, autrice del libro Scienziate nel Tempo, 100 biografie, edito dalle Edizioni. Da oltre 20 anni Sara Sesti si occupa di valorizzare e raccontare la presenza delle scienziate nella storia passata, nel presente, in Italia e non solo. L'ha incontrata per noi Attilia Cozzaglio, vediamo! Sara Sesti è protagonista di una ricerca sulle donne nel mondo della scienza. Da dove è nata questa idea? Sono un'insegnante di matematica e ho sempre sofferto tantissimo del fatto che nell'immaginario comune la scienza ha ancora un volto maschile, nonostante gli enormi contributi delle donne alla scienza dall'antichità ai giorni nostri. Per questo, 20 anni fa, nel 1997, al Pristem dell'Università Bocconi è iniziata una ricerca sul rapporto delle donne con la scienza. La ricerca è stata molto produttiva. Innanzitutto, il primo prodotto è stata una bella mostra, Scienziate nel tempo, 2 secoli di storia. Poi dalla mostra sono nati altri progetti. La ricerca si è trasferita qui, nella sede dell'Università delle Donne, dove con Liliana Moro abbiamo approfondito la storia delle donne di scienza, le loro biografie, fino a produrre un libro, Scienziate nel tempo, che ne contiene 100. Quindi le donne della scienza ci sono sempre state, anche se scarsamente visibili. Nel tuo viaggio, quali donne hai incontrato che ti sono piaciute tantissimo? La scelta è sicuramente difficile, però mi è rimasta nel cuore Mileva Maric, Einstein, giovane fisica serba che ha conosciuto e sposato Einstein. Sicuramente Mileva e Einstein, che avevano studiato insieme, che si erano aiutati, hanno collaborato fino al 1905, l'anno in cui fu pubblicata la teoria della relatività ristretta. Einstein ha scritto delle cose bellissime del loro rapporto. Diceva: come sono fortunato di aver incontrato una ragazza così intelligente, come sono fortunato perché Mileva sa risolvere tutti i miei problemi matematici. E Mileva, dal canto suo, era talmente innamorata che non riteneva importante firmare le opere del marito col proprio cognome. Siamo Einstein, una sola pietra. Per questo è uscita per sempre dalla storia della scienza. E la storia di Einstein e Mileva è finita tristemente perché lui è stato molto occupato con incarichi prestigiosi che l'hanno portato in giro per l'Europa, ha incontrato un'altra donna, la cugina Elsa, di cui si è innamorato, ha lasciato Mileva e a risarcimento probabilmente di tutta questa infelicità e anche forse del fatto di non averla mai citata, le ha lasciato l'intera somma del Nobel. Un'altra donna che ti ha affascinato? Per motivi opposti mi ha affascinato Maria Sibilla Merian, pittrice ed entomologa tedesca vissuta nel 600, che all'età di 52 anni nel 600 ha intrapreso un viaggio da Amsterdam alla Guyana olandese per approfondire i suoi studi sulle metamorfosi degli insetti. Ha cambiato il modo di vedere la natura, il modo di vedere gli insetti, perché prima venivano rappresentate in tavole bruttissime dove questi insetti erano parcellizzati, mentre invece è riuscita a costruire dei quadri meravigliosi dove i bruchi e le farfalle, nella loro metamorfosi, sono inseriti nella natura bellissima del Suriname. Sulla copertina del libro troviamo Hedy Lamarr, un'attrice però, come mai? Dunque, sono innamorata di Hedy Lamarr perché non è stata solo un'attrice,
è stata anche un'inventrice geniale. L'abbiamo voluta sulla copertina proprio perché è quanto di più lontano dallo stereotipo. Hedy Lamarr era nata a Vienna da una famiglia molto benestante ebrea nel 1914. Quando fu adolescente scelse la facoltà di ingegneria. Però era troppo bella, venne scoperta da un regista e iniziò la carriera d'attrice senza terminare i suoi studi. Quando le chiedevano qual era il segreto del suo fascino, era molto ironica e diceva: una donna per essere fascinosa basta stare ferma e fare la faccia dell'oca. Lei non era oca per niente, però. No, non era oca per niente. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale inventò un sistema che faceva saltare le frequenze in modo che i siluri radiocomandati non fossero intercettati dalle navi dei tedeschi. Si chiamava Spread Spectrum, è un'invenzione che venne brevettata e che però è stata valorizzata soltanto negli anni 90 con la telefonia cellulare, quando è stata applicata al wifi, alle reti wireless, per impedire che gli strumenti tecnologici interferiscano tra di loro. Ma ha senso continuare la tua ricerca? La stai continuando? Sì, la ricerca sta continuando e secondo me è importantissimo continuarla. Anche le ultime ricerche dimostrano che già a 6 anni una bambina si sente inadeguata alla scienza perché, per esempio, i primi giocattoli che le vengono messi in mano sono le solite bambole e quindi viene inconsapevolmente avviata a quei lavori di cura o alle scienze umanistiche e difficilmente poi si ritiene adatta a fare qualcosa di diverso. Il mercato ci ha provato a proporre delle bambole diverse, per esempio è uscita una simpatica bambola Cristoforetti e io credo che potrà aiutare le bambine a guardare il cielo. Oggi, caro Emilio, si possono creare dei mondi virtuali dai quali siamo completamente avvolti. Non perché indossiamo dei visori a realtà aumentata, ma perché riusciamo ad entrare in alcuni ambienti dove suoni, colori e animazioni ci avvolgono completamente, portandoci lontano dalla realtà e facendoci emozionare. È una nuova forma di narrazione che da una parte ci fornisce una grande opportunità creativa, dall'altra è un nuovo strumento didattico e di educazione, come ci spiega in questo servizio Federico Pedrocchi. Guardiamo. Noi crediamo che gli strumenti digitali possano espandere la comunicazione artistica. Scrivono così quelli di Team Lab nel loro sito. È un gruppo di artisti digitali con sede principale a Tokyo, ma collaboratori in tutto il mondo, che sta organizzando eventi in molte città in tutti i continenti. La loro ricerca si basa su una capacità di percezione che noi umani abbiamo, forse sarebbe meglio dire che abbiamo sempre avuto, ma che non era sollecitata. Nelle loro animazioni ci si muove in un ambiente nel quale sono proiettate immagini che raccontano mondi strani. Una foresta, per esempio, nella quale si incontrano delle grandi pietre sulle quali ci sono fiori in movimento, strisce colorate. Oppure ambienti nei quali degli oggetti concreti, come delle grandi sfere di gomma, che scendono dal soffitto e che possono essere toccate generando effetti virtuali. A volte i visitatori si muovono in superfici molto precise, come uno strato d'acqua che arriva al ginocchio, ma che è investito da luci, da pesci digitali in movimento, da lampi di luce. La componente emotiva in queste esperienze può trasmettere contenuti che in altro modo non arriverebbero. Del resto, noi viviamo in un mondo tridimensionale. Amiamo guardare quadri e affreschi, ma ecco la domanda: non sarebbe bello entrarci dentro? L'animazione digitale
può renderlo possibile, costruendo mondi artistici del tutto nuovi, mondi che vanno a sollecitare delle nuove sensibilità percettive. C'è un'altra grande opportunità narrativa che non mira a messaggi artistici, ma a contenuti che si possono comunicare con maggiore efficacia e suggestione. È il caso di una mostra sul cambiamento climatico elaborata dalla società di comunicazione Studeo Group con la consulenza scientifica del climatologo Luca Mercalli. Mostra che utilizza il patrimonio fotografico di National Geographic, mettendolo in animazione. Il pubblico è in questo caso avvolto da schermi giganti nei quali i problemi e le conseguenze di un ambiente degradato sono descritti con una corretta ma estrema enfasi. Si imparano meglio le cose se ci hanno emozionato. Naturalmente la mostra ha anche una sua sezione nella quale in modalità interattiva si possono recuperare tanti dati sul cambiamento climatico. Ciao a tutti, per oggi noi abbiamo finito, ma vi aspettiamo presto con una nuova puntata di Darwin. Ciao!